Ciao ragazzi, siete caldi? Ebbene, io no. Infatti oggi siamo qui proprio per questo e parleremo dell'annoso problema delle mani fredde. Quando saliamo la guida e ci apprestiamo a fare dei chilometri che siano pochi o tanti, le mani qua diventano belle fredde, ancora più fredde di prima. Quindi, come risolvere? Uno potrebbe pensare: mi metto i guanti, tanto diventano fredde comunque anche dopo, quindi non cambia nulla. E poi non sempre i guanti sono a portata di mano. La prima cosa che avevo pensato, potrei comprare un volante riscaldabile. Primo posto dove ho provato a guardare, Amazon, non ce n'è. Di aftermarket già è difficile trovarli, ma soprattutto poi anche magari riscaldabile. E se li trovi, li trovi con dei prezzi da paura, tipo 500 euro o anche di più. Comunque bisogna trovare dei siti specializzati con le palle. Poi magari per certe auto si trovano, ma per tante altre come la mia non è così facile trovarlo. Seconda opzione, copri volanti riscaldabili elettricamente, però hanno una pecca gravissima. Non costano tantissimo, però qual è la pecca? È che dovete attaccarlo alla presa dell'accendisigari, quindi vi lascio immaginare un bel filo che parte e si va a collegare nel coprivolante, e ogni volta che girate il volante bruttissimo, sta malissimo, impensabile. Terza opzione, economicissima, non sarà riscaldato che fa bel caldo, però offre un certo comfort, anzi un ottimo comfort. E considerate che io sotto ho già un altro coprivolante, quindi andrebbe su ancora più facile. Ragazzi, non potete immaginare la sensazione paradisiaca che si prova. Troppo bello. È una sensazione calda, bellissima. Sembra di accarezzare un peluche. È molto bello. Adesso, fratelli, vi faccio vedere come si monta questa bellezza. È troppo facile, veramente. Noi ci salutiamo qua e ci vediamo al prossimo video. Comando, ragazzi, mettete tanti bel mi piace, iscrivetevi, ma soprattutto seguite la marmotta. Che bello questo video, vero? Provate subito a iscrivervi. Ci vediamo alla prossima. Ciao! Un salutone dal vostro marmottino.